Buon pomeriggio per i miei amici followers, ci si ferma dovunque io sia e si danno notizie. Il fatto che non esca alle 13 o alle 13.30 alle 14 è solo per un motivo, perché non ho notizie. Quando ho notizie o credo di avere notizie, mi fermo e mandiamo il video. Allora, innanzitutto vi voglio ricordare che questa sera c'è il Q&A. Question and answer, come tutti i lunedì sera, sapete già come farlo. Poi arriverà sulla storia l'angolo dove postare le vostre domande, però saranno un po' meno e vi chiedo scusa, perché questa sera parlerà anche Pioli, quindi sarà la metà del video con la conferenza stampa di Pioli, la metà col video con qualche notizina e le vostre domande e le risposte. Quindi questo è il programma della giornata, dopo che certamente in link in descrizione avete certamente scaricato numero 10, l'applicazione gratuita. Ma andiamo alle notizie. Bene, notizie positive, bene, il titolo è bene, bene, parte esclamativo. Perché era tutto previsto, si sapeva già che questa mattina parliamo di Brahim Diaz. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Brahim, appunto Brahim Diaz. Non ha una cosa grave, come avevo già, però stamattina era già previsto che si allenasse a parte in palestra, o meglio non uscisse con i compagni per l'allenamento, ma mi hanno detto pochi minuti fa che partirà con la squadra. Non è un grave problema, ma non giocherà dal primo minuto, perché sono anche in grado di dirvi la molto probabile, non ho parlato con Pioli ovviamente, la molto probabile formazione. Due dubbiettini, ma credo che siano superati. È la formazione che avevo già dato ieri, è la formazione che mi piace, è la formazione che unisce equilibrio e proposizione nel gioco. È la formazione che io preferisco in questo momento, anche se, ripeto, lasciare fuori l'attuale Brahim Diaz, però è una partita particolare quella contro la Dinamo Zagabria, e lasciare fuori Origi soffro, però abbiamo Giroud, il giratore cortese, l'Oliviero, lo Sparviero, e 5-6 partite che non segna e ha voglia di tornare al gol Oliviero, lo Sparviero. Sì, perché l'ultima partita credo che abbia segnato il gol contro il Napoli, e poi quindi da diverso tempo che non segna un gol per il nostro caro Milan. E allora andiamo con la formazione, ve l'ho già detta ieri, ve la ripeto sillabandola, e poi spieghiamo il motivo di queste decisioni, o meglio spieghiamo una parola grossa, cerco di intuire perché queste scelte da parte di Stefano Pioli. La difesa è obbligata. Grazie al nostro amico signor Siebert, la difesa è obbligata. Quando poi ieri ho visto questi interventi e molto più gravi, senza espulsione, e per aver messo una mano il signor Siebert butta fuori Tomori, e allora a me dell'espulsione delle altre squadre da 0 a 10 mi interessa meno 1000. Però mi girano le scatole ovviamente per la decisione del signor Siebert, se paragonata con altre decisioni. E allora il signor Siebert ci ha tolto Tomori, e allora giocheranno Gabbia e Kjær. Spero proprio che Kjær, la partita dell'altro giorno, gli abbia portato energia, potenza, perché l'altro giorno ha iniziato in maniera un po' titubante proprio sul piano della postura, però Kjær con Gabbia ha una coppia un po' inedita, però questa è la coppia, non ci sono alternative. Non so invece se partirà Dest, so che partirà Diaz, poi nei prossimi video vi dico se partirà Dest, o magari sapete cosa faccio? Cambio il sommario, metterò parte Diaz e lo metterò nel sommario dopo il titolo bene bene parte, e aggiungerò eventualmente lì Dest nel corso del pomeriggio, e lì avrete la notizia se Dest parte o meno. E dicevo, Kalulu e Theo Hernandez sulle fasce, e Gabbia e Kjær sono i centrali. E veniamo adesso al centrocampo. Il centrocampo
noi mettiamo il campetto vuol dire quello che si mette sui giornali, e allora se noi mettiamo Benasser, Tonali sono quelli. Poi se poi sposterà qualcuno ad aiutarli a centrocampo, francamente in questo momento non lo so, anche perché poi Pioli è un grande improvvisatore, lui è, potrebbe essere una nella jam session dei jazzisti, degli allenatori, perché lui ha il suo tema e poi va con le sue variazioni, come i grandi jazzisti, come Miles Davis, come questi grandissimi jazzisti, come Coltrane, come questi musicisti straordinari. Ed è il nostro Pioli, è il nostro jazzista da jam session, parte con uno spartito e poi va secondo le intuizioni, secondo le voglie. Allora, chiusa la parentesi jazz, che a me piace molto, me ne intendo molto, prendete i dischi del Weather Report, vi assicuro, grandissimi. E allora andiamo, mentre ci sono ancora le zanzare, eccole qui, e andiamo a parlare là davanti, dove in effetti ci sono le possibili dubbi, ma che io non ho. Allora, davanti Giroud, a sinistra Leao, e anche lì non ci piove. Per quello che riguarda, i due dubbi sono Krunic e Ketelare, e io dubbi non ne ho. Secondo me gioca Krunic in quella posizione, poi per diventare eventualmente un centrocampo a tre. A destra Rebic o Messias, l'altro dubbio, ma secondo me gioca Rebic. Quindi la formazione, scandendola, è Tatarusanu con Kalulu, Gabbia, Kjær, Theo Hernandez, Benasser, Tonali, Rebic, Krunic, Leao e Giroud. Vi piace? A me lo dico già, come vi avevo detto che mi piaceva molto la formazione con Rebic e Origi contro il Monza, questa mi piace perché unisce una certa pragmatismo e saldezza a livello di centrocampo, ma però con Leao, Rebic, che vorrà giocare una grande partita in casa sua, Rebic, che poi parlerà stasera ci sarà la conferenza stampa anche di Rebic, Leao, Rebic e là davanti Giroud, beh, è un bel Milan. Uno dei temi, degli annosi temi, è, mi hanno chiesto oggi, ma credi ancora a De Ketelare fin quando aspetti De Ketelare? Torniamo sull'argomento, perché è un argomento bollente, che è un argomento che, diciamo, stimola le riflessioni, le sensazioni dei tifosi nostri. Signori, De Ketelare va aspettato. Primo punto, va rimesso in campo quando gli torna il sorriso. Perché in questo momento è un giocatore nella postura, nell'atteggiamento, nelle sensazioni, è un giocatore un po' passivo, un po' rassegnato. Beh, io ho giocato e sono un giocatore anch'io, non di calcio, di tennis, e capitano questi momenti, ma a tutti i livelli. Io ho giocato a tennis a livelli non certo di Berrettini, Sinner o Federer, ma mancherebbe altro. Però le sensazioni in campo sono le stesse, quando la palla non ti vuole andare dentro, quando provi lo stesso tiro ti esce sempre, quando ti viene il famoso braccio del tennista, cioè quando hai paura a spingere perché hai paura di sbagliare, e sono le stesse sensazioni che in questo momento attraversano De Ketelare, giocatore che avete visto, poi gli è stato anche sfortunato, che gli è capitata quella palla nel finale, che ha contribuito ad aumentare la sua depressione calcistica, perché stiamo parlando di calcio, usiamo dei termini che della vita, ma stiamo parlando di calcio, infatti aggiungo sempre calcistica, perché la depressione vera è una cosa ben più drammatica e ben più grave, però possiamo cambiare anche il sostantivo, una certa sfiducia, va bene? Ecco, mettiamo sfiducia nei propri mezzi. Io lo immagino, magari pensa, ma cosa sono venuto qua a fare, stavo là a Bruges, qui adesso non mi va bene niente, e lì è un discorso di crescita, perché lì cresci o superi questo momento, ed è una bella prova sul piano della tua carriera, oppure rimani quel giocatore lì. E quindi De Ketelare lo aspettiamo, è un tema, ci ricordiamo in questo momento come ci ricordiamo i problemi che ha avuto Leao, Tonali, Savicevic, Hernan Crespo,
Ma mi ricordo solo che Savicevic e Hernan Crespo erano giocatori maturi che sapevano come affrontare. Leao è un giocatore già più disincantato, un giocatore dove che mi sembra che gli scivoli un po' tutto, molto allegro, molto. Mentre il giocatore è un giocatore nordico, è un giocatore abituato magari a essere al centro dell'attenzione. E in questo senso l'andare via dal Milan un mese, andare in nazionale, ritrovare i temi in nazionale, può essere solo un beneficio. Chiaramente lo rivedremo in campo prima della sua partenza per il Qatar. Lo vedremo in campo forse già fin dalla partita o col Torino o magari con lo Spezia. Ecco, la partita con lo Spezia è la partita ideale, non per il valore dello Spezia, perché domani gioca Krunic, ancora Diaz probabilmente col Torino, con lo Spezia sempre per la turnazione, perché probabilmente Diaz o Krunic giocheranno col Salisburgo, la partita che viene dopo potrebbe essere la partita giusta, quella e quella con la Cremonese, per ritrovare i temi di De Catalare. Io De Catalare lo aspetto, io però, signori, parliamoci chiaro, io mi affeziono a tutti i giocatori del Milan, ma quello che conta è il Milan. Quello che conta è che il Milan possa mettere 11 giocatori che mi aiutino a vincere. Chi? Non mi interessa. Mettete 11 giocatori, mettiamo anche centravanti Ljungdahl, il terzo portiere, va bene se l'ha scelto Pioli. Quindi io in questo momento non mi fermo davanti a nulla. Mi interessa il Milan che metta in campo i giocatori veri, i giocatori che in questo momento lo aiutino a vincere le partite. In questo momento De Ketelaere è un po' in difficoltà, il Milan va avanti, lo aspetta, lo fa salire sul suo treno, riprenderà la carrozza, riprenderà questo treno che viaggia veloce e io sarò un uomo felice con De Ketelaere. Vedrete, attendiamo, poi dipende da lui, se lui sarà in grado di superare questo momento, tornare col sorriso, tornare sicuro, aiutare il Milan sarà contento, tutti noi saremo contenti. Quando lo farà saremo contenti, se aspetterà una settimana, due settimane o quello che ci vuole, aspetterà. A me interessa che gli 11 in campo siano giocatori che mi aiutino a vincere e farci passare delle belle domeniche. Chi? Non è un problema mio, dipende da Pioli. Tanto sono sicuro che Pioli mette in campo, non fa regali e mette in campo i migliori. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Mi raccomando, attivate la campanella e eccolo qua, mi dicono confermato, eccolo in questo momento, confermata la partenza di Diaz.